l'inquadratura della nostra insegna, che nei giorni scorsi è stata scoperta la targa Luigi Di Maggio, e purtroppo ci hanno coperto la nostra. Non ci è sembrato giusto. Comunque, prego, prego, entriamo. E buongiorno a tutti amici di San Giovanni Rotondo Net, buongiorno e buona Pasqua fatta a tutti quanti da Antonio Lovecchio, Pio Matteo Ugello, e il nostro amico Salvatore Trotta di Rotondo e il mignolino di Emanuele Merla, come sempre puntuale alla regia. Allora cominciamo velocemente perché i tempi stringono con la rassegna stampa di oggi. Emanuele, appena diverso i giornali di questa settimana, io direi che un bel primo piano va a questo faccione qui, al Trota, Giro della Padania, cioè questo ha partecipato al Giro della Padania, il Trota, l'autista era il suo bancomat, fenomenologia del Trota addirittura, cioè è un fenomeno questo ragazzo. L'ex bodyguard rivela oggi, così gli passavo i soldi, lo dissi a Persito, ma lui non mi rispose, e sappiamo il trotone ladrone che sta succedendo con il Trota, che è veramente uno scandalo. Passiamo ora alle notizie più nostre, diciamo. Il Mattino di Foggia: mi drogavo ma oggi il mio futuro è in convento. Diciamo, questa è la stessa fine che faremo noi di San Giovanni Rotondo Net, perché ormai abbiamo passato quella fase delle canne, delle carmine, ormai Pio ha avuto già la vocazione. Sì, sì, sono già in convento tutti i giorni. Siamo addirittura d'arrivo per questo passo. Velocemente, ancora Corriere della Sera di giovedì 12 aprile. Questa è una notizia interessante. Nega la comunione a bambino disabile. Non può capire, il prete non distingue il pane dall'ostia. Questa, Salvatore, è una notizia che abbiamo scelto a nostro avviso, non so anche il tuo parere, penso che il prete abbia sbagliato un po' in questa sua interpretazione. Cosa ne pensi? Beh, secondo me sì. Oltretutto, figli di Dio lo siamo tutti, ha sbagliato. È giusto, e questa analisi di Salvatore, come sempre, è puntuale, anche lui ci ha dato il suo parere. Passiamo alla notizia, secondo me questa è la notizia della settimana, Emanuele. Vieni qua, vieni qua. Io legge la tua portata. Si masturba in auto guardando il video art di Belen. L'uomo denunciato per atti osceni. Cioè, ma dico io. È caduto a Foggia, naturalmente. A Foggia, dove, veramente. Se no. Come dico. Secondo me le seghe mentali vanno fatte, diciamo, in luoghi sicuri e lontano da occhi indiscreti. Tu ti metti a casa tua, bello tranquillo. Io ce l'ho pure il video di Belen, nonostante l'ho scaricato il video, nonostante, come dire, dice che abbia 17 anni. Comunque la ragazzina già all'epoca ci sapeva fare, aveva molta storia di mistichezza con gli studenti. Va bene, la conosciamo tutti, va bene. Poi passiamo alle notizie un po' più serie. È stato liberato infatti il cooperante italiano Bosusco, che ieri in un'intervista alle Invasioni Barbariche, ieri sera appena arrivato in Italia, non so se l'avete visto, ha lodato i suoi, diciamo, rapitori. Anche qui, evviva i maoisti, appena liberato loda i suoi rapitori, hanno sete di giustizia. Quello che fece De André perdonò i suoi sequestratori, colpito anche lui dalla cosiddetta sindrome di Stoccolma. Poi c'è un'altra notizia, e questa è anche kafkiana direi: giudici in ferie, i maro in carcere. Infatti il tribunale indiano è chiuso per un mese per la pausa estiva. I nostri due Marò, Girone e La Torre, sono ancora prigionieri, diciamo così, della giustizia indiana per questo caso che ha suscitato clamore in tutto il mondo. Bene, ora passando alle notizie, io ragazzi vi devo lasciare perché ho un impegno probante dell'ultima ora, quindi ci vediamo la settimana prossima. Vi lascio nelle mani di Pio. Ciao, ciao Antonio. Bene, avviciniamoci un attimo. Allora, vediamo qui. Questa notizia presa da Repubblica di Bari: nasconde un profugo nel cruscotto, arrestato un uomo al porto di Bari. Sbarca al porto di Bari con un clandestino nascosto nel cruscotto nell'auto. A insospettire i militari, l'insolito nervosismo del conducente e la particolarità che il parabrezza del veicolo era, così come dire, appannato grazie alla ciatuma che emanava il nostro... No, ma c'era un difetto dell'airbag comunque. C'era un difetto dell'airbag. Comunque, i militari insospettiti da questo comportamento hanno notato un giubbetto messo lì per terra, al fianco del...
diciamo, del posto guida, sollevando questo giubbetto hanno scoperto le gambe di questo profugo. Poi abbiamo un po' di notizie leggere, una coppia arrestata perché torna insieme, addirittura una coppia di sposi è stata arrestata in Spagna perché sono tornati assieme. La coppia infatti aveva litigato, ha chiesto il divorzio e circa un anno prima il giudice, per cause di violenza domestica, aveva aggiunto, aveva intimato al marito di tenersi almeno a 500 metri di distanza dalla moglie, se non che è risbocciato l'amore e i due sono stati visti dalla polizia insieme e l'uomo è stato condannato a 6 mesi di prigione per aver violato l'ordinanza del giudice. Poi, ancora in Brasile, che non finisce mai di stupirci, un deputato brasiliano ha fatto una proposta di legge per obbligare le spose a portare le mutandine. Infatti in Brasile è considerato un buon auspicio che la sposa non indossi le mutandine durante il matrimonio. Però appunto questo deputato ha voluto che si fosse, per mostrare rispetto al rito religioso, alla chiesa, ha intimato di mettere per forza le mutandine, se non che ha suscitato dei dubbi, visto il fatto che sarebbe ridicolo pensare di avere la polizia che prima di ogni matrimonio alza la cosa per controllare se ci sono le mutandine o meno. Mi sembra una cosa un po' assurda. E poi scorreggia mentre la polizia lo aveva fermato, denunciato per aggressione. José Cruz era stato fermato perché stava viaggiando con i fari spenti. Un controllo della polizia ha evidenziato che l'uomo stava guidando in stato di ebbrezza. Portato nel commissariato dove stavano appunto notificando l'ordinanza, a questo José Cruz è scappato una scorreggia. Quindi il poliziotto ha così deciso di aggiungere capo d'accusa anche l'aggressione, sottolineando che Cruz si era avvicinato a lui nel momento di emettere gas e che l'odore era particolarmente forte. Meno male che non è potuto cambiare il palloncino. Sono fatto cambiare la lente. Successivamente il giudice, con un po' di buon senso, ha esaminato il caso e ha tolto questa aggravante. Ci è venuto a trovare. Buongiorno a tutti. Vuoi venire in quadra? No, mi facete inquadrare, voglio cortesemente. Buongiorno. Cosa ci vuoi dire? Sei venuto a trovare? Per chi non mi conosce, forse la voglia, Massimo Chiumento, il consigliere del Partito Socialista, sono in maggioranza, sono venuto a trovare la stessa Angelo Tondonetti, perché Annetti che mi fa una intervista, su che Gianni Pianti dice, vieni su una sempre su un pezzo campanello, lo spugna la mano in giù, e poi mi sono detto, stamattina hai visto un portone a parte, e detto, fammi attuare tutti i sgrazi, soprattutto per passare tanto mio vecchio, mi sei andato, dice, mi doveva fare intervista in gestione, va bene, mi salutate da parte nostra. E come mai non vuoi uscire? No, ma io non mi sono fatti capire stamattina, ma che sangue fitto, quindi è così, una domanda veloce. Allora, un sunto di questa amministrazione. Procede bene, io direi che stiamo facendo un sacco di cose, poi soprattutto il mio assessore Sabuccio Ricciardi che si impegna tantissimo, secondo me è il miglior assessore urbanistico che San Giovanni Rotondo abbia mai avuto, perché è veramente straordinario, un tecnico, uno che sa il mestiere, quindi fa un geometra, quindi fa l'assessore. Massimo, ma la parola tecnica è pericolosa. No, perché la tenne, ma io tutto quanto ci facevo un anno fare l'assessore, chi faceva il professore italiano, chi faceva il professore matematico, non capano tre tutti urbanisti. Ma quest'anno sta un tecnico che capisce i cose, ma tra poco parte in parcheggio a pagamento, quindi venite con la macchina qua sotto e non facciamo molto. E quindi niente, questa attività amministrativa prosegue bene, quindi io sono venuto soprattutto per fare gli auguri passati buona Pasqua, salutare tutta la redazione, quando mi volete invitare per l'intervista e quando mi faccio un colpo di telefono, tanto abito nella stessa piazza di Antonio Vecchio, via Franca Creta, quella che c'ha la casa quando è chiove, sta un fiume d'acqua che passa sempre a casa, e da poco mo che sta anche l'amministrazione, ma vedo come fa, mi impegno, quella è la priorità di San Giovanni Rotondo, via Franca Creta, dove è Antonio Lovacchi, di tanti cose mi fraganando, quindi un buongiorno a tutti quanti, vi auguro un buon weekend, grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci. Beh, a questo punto direi che è tutto. Antonio ci ha lasciato poco fa, mi resta che fare i saluti a Salvatore.
a Emanuele sul suo dito magico. Aspetta che esco. E tanti saluti e buona domenica anche da Pio Matteo Gello. Pronostici non ne facciamo più, come abbiamo detto. Ma da, diciamo questo, solo questo, dai. Dalle ultime notizie pare che le Ferrari partono il 9° e 12°. Non è questa la notizia, comunque, fanne schifo. La notizia è che potrebbe piovere, quindi se voi potrebbero vincere. Avevamo invitato il nostro amico Vittorio Placendino per farci dare delle dritte sulle scommesse, no, ci ha bidonato. E andremo a scommettere da Mr. Toto. Certo. Tutti da Mr. Toto. Tutti da Mr. Toto. Oh Pio, fai una pubblicità, gioca responsabile però, dai. Oh, mi raccomando ragazzi, scommettete tanti soldi, ma assai, però responsabilmente. Okay. Accenderò al giorno più che sufficiente. Bellissimo. Ok? Ciao a tutti e arrivederci alla prossima puntata della Rassegna Stampa. Ciao.